E tu mo vieni. Laserino, Babaluk. Oh, pentole, le cornacchie, la mia revolver. L'animaccia tua inizia. Ma noi lo facciamo. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di demo con voi Vincent, Uncharted Nathan Drake Collection. Drake's Fortune, il logo del cuore dei ladri, il logo dei ladri, l'inganno di Drake. Facciamo difficoltà normale. Beh, questo non ci voleva. Ah, quindi la demo è su Uncharted, il cuovo dei ladri, il secondo capitolo. Intanto lì sulla cosa della pistola, sulla forma, c'è scritto Naughty Dog. Devo sistemarlo per tirarti fuori, ce la farai? O Nathan Drake, sì, però non abbia nulla, vabbè, da leggere. Hanno confermato che è Naughty Dog. Sembra che l'interruttore sia all'ultimo piano. Aspettami qui, ci penso io. Quel caricamento, quanto mi manca. È da un bel po' che non gioco ad Uncharted 2, il cuovo dei ladri. No, bellissimo. Niente corrente, una ragazza intrappolata. Manca uno zombie dietro l'angolo e siamo a posto. Signorina! Stavo per saltare. Comunque, hanno cambiato le icone. Mi pare che le icone delle pistole sono, diciamo, le stesse di Uncharted 3. Boh, si assomigliano. Meglio avvicinarlo, va. Questa parte ovviamente la sappiamo tu, o almeno, vabbè, io l'ho già giocata, quindi la so a memoria. Voglio cercare di farla stealth questa parte, anche se un po' dubito che la riuscirò a fare stealth. Ah, muoviti! Madonna, mi stava per vedere. Il problema è che in questo punto mi pare che tutti si radunano sullo stesso posto. Veloce, prima che ci vede. Non mi hanno visto, vero? Ah, finito laggiù. Che bello. Non ha visto una pistola. Comunque sì, sono le stesse icone di Uncharted 3. A me per quanto riguarda le armi. Ah. E tu mo vieni. Maledetto. Grandioso. È andata meglio di quanto pensassi. Qui a occhio e croce dovrebbe esserci un tesoro. Almeno là su, salendo sempre in alto. Ma forse nelle demo tolgono questi particolari. Lassù. No, come me l'ho fatta vedere? E infatti, qui c'era un tesoro, ma l'hanno tolto, cioè l'hanno... Dove sta, voi? No, no, riparati! Sembra se sta venendo. Non mi hanno visto! A terra! Ah! No, mi hanno visto! Babaluk! Ah, venite a prendere, eh? E vieni, vieni. C'è una bella revolver. Te la schiaffo proprio in capa. Ma dove sta, vai? Invece... No! La mia revolver! Non c'è nessun altro? Io vado avanti se a voi fa piacere. No! E va a cagare. Oh, pentole! Ehi, mamma mia, quanto rumore. Le cornacchie! Oh, dove vai? Io mica vorrei cadere. Sì, sì, ciao. Quanto pare Nathan Drake vuole cadere. Ma quanto è alto, eh? Ok. Inoltre, siamo in Nepal. No, aspettate un attimo, ok. No! Ti sei già dimenticato di me per caso? Ma cosa? Ma sei seria? O mi dimentico di te? Ma va, va. Trovato.
Apriamo l'interruttore. Grazie a Dio. Sì. Siamo quasi. Sì, le so ste cose. Ho giocato la storia. Ehi, mi pare che inizia a piacerti un po' troppo. Oh, il condizionatore. Se la passavano bene. Un po' di tempo fa. Poi purtroppo è arrivata la guerra. Tanto bene non se la sono più passata. Oh, mo' mi schiacciava il piede. La piscina. Questa è la cosa che più mi piaceva di sto. Oh, arrivava sto momento di gloria. Hey, due tiri a pallanuoto? Sto sognando. Andiamo. No. Splash. Cazzo. E qui inoltre... Un pesce fuori d'acqua. Sei così poco professionale. Qui si aveva un trofeo che si chiamava Marco Polo. Aspettate, perché qua riuscivo a fare i tuffi bellissimi. Qua non si aveva niente. Tipo, si va da qua. Va che tuffi. Ah, ma qua stanno le pietre. Chi è l'intelligentone che ci ha messo delle pietre? Okay, di qua. Boh, stavo pure per buttarne in posto sbagliato. Hotel Shangri-La. Eh sì, è il caso di farci l'abitudine. Ci potremmo anche buttare da qui. Solo che non so quanto intelligente sia. Ma noi lo facciamo! Ah, ok. Vabbè, mi sono tuffato nella parte più profonda. E ovviamente sono riuscito a sopravvivere. Chissà dove sarà andata nel clou. Sto di Nate. È rimasta qua. Ma è un tuffo pure tu, te lo potevi fare, Beh, ci siamo. Ora dobbiamo trovare il tempio giusto. Comunque, semplicemente hanno rimasterizzato la grafica e l'hanno migliorata allo stesso livello di Uncharted 3. Uncharted 3, mi pare che anche quello l'hanno migliorato. Sì, sta pure qua in mezzo. Credo di sì. Quello in mezzo a tutti gli spari e le esplosioni? Fortunati. Nate, è dove la Zarevich è accampato? Io speravo di andare nella direzione opposta. Peccato che non possiamo andare nella direzione opposta perché non c'è nella direzione opposta il tempio. Sta proprio lì. 18. Oh merda. Questo non è il settore 19, vero? Cercate in città, trovatelo e fatelo fuori. Figlio di puttana. Ok, dobbiamo andare. Forza Nate, muoviamoci. A me un stadish. Si poteva fare sia triangolo che che X. Comunque già qua l'acqua mi faceva tantissimo. Faceva troppo un bel effetto. Oddio, attenzione. A me un stadish. Santi. Oh, arriva pure l'elicottero. Che bello il pilota, Com'è carino. Ecco, sono qui. Dammi la mano. Vai. Cammina, noi ce la facciamo. Sono dietro di te. Aiuto. Stavo per cascare di sotto. Qui si casca sempre. Cavolo, salvo. No, non ho colpito la tanica. E non ci sono riuscito. Oh. Aiuto. Aiuto. Al riparo. Dove sta? Ah, sta qui. È tanto grosso e non lo vedevo. Ah! No, non me vedo. Rialzati, Nate. Non so come dirvelo, ma me l'aspettavo. Mai stato meglio. Arrivarati. Eccolo. Ah. Oh, sti divani. Stanno sempre in mezzo. Li vedo. Ah. Ecco, è mandata una mazzata. State giù. Ok, non ho più niente. Dove stanno le pistole? No. Fucile mi piace. È la pistola che mi serve. E il fucile. Oh, la pistola, uè. Oh.
No, 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 non l'ascensore. Beh, giusto? Sì, in effetti. Meglio la prossima volta, Maledizione! Riparati! Che diavolo stanno facendo? Così non. Salve! No, merda! Questi intendono far saltare giù, cioè farlo scendere il palazzo. E questi? Sto venendo giù! Nel frattempo ho preso anche le ricariche. Ho azzoppato contro il palazzo, eh. È stato bellissimo. Oh. Wow! State zitto. Peccato che... Oh, la scrivania, mo' arriva addosso. Salve, sempre lei in mezzo? No, però che sfiga, cioè quante probabilità c'erano che andava a sbattere contro il palazzo. No? Sta venendo giù! Tanto piace. Oh, questo si è rialzato! Wow! Aiuto, la scrivania addosso! E viene addosso! Salta! Le armi stavano volando! Ci mancava tanto così. Mi sa che siamo capitati in bassa stagione, eh? Dai. Battute, super. Dunque, qui iniziava un altro capitolo. Ah, no, no, no. Non è vero. Non farlo! Maledetti! Maledetti, oi! A posto! È diventata una molla, Nathan Drake. Affanculo. È finita! A terra! Colpito veramente? Sì, però capite che cavolo di pistola c'ho io. Cioè, dovrebbero morire subito, subito. Un ponte, grandioso. Li hanno costruiti i combattenti della resistenza per muoversi tra i denti. Ci è andata bene. Beh, già meglio di così. Oh oh. Ci pigliamo questo e questo e codesto. Sono un laser laserino. Ma è inutile, è troppo. Ehi! Tipo non te morte! A terra! Ok, qui inizia... L'animaccia tua inizia. Sì, indospari. Bananone. Eh? Aspettatevi questo, allora. Quello non è zombato. Aia, wey, wey, wey. Buona. Nino? Sì, vabbè. Maledizione! No! Mi chiamavano Cecchino con il bomba. La bomba. Beh, non da... Ma la grande. Sto facendo fuori. Sto facendo. Sì, sì. Ma vedi come riderai. Olle. 448 è saltato giù, sto rosso. Saltato giù. Ci azzecca un cavolo. Che è saltato giù. Cioè, se tu salti, vai in alto. Non è che cadi giù. Sempre emozionante. Giocarlo. Un'altra volta. Questa parte è troppo bella. Frenetica, si può dire. Anche se ci sono tante altre parti più frenetiche, tipo la parte del treno, del convoglio, ma... Spero che questa demo vi sia piaciuta. Se così tanto mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Buonanotte ragazzi, o quello che è. I pavoni intanto che...
si pavoneggiano.